Eccoci qua ragazzi, io e Giava siamo pronti. È arrivato il momento che ogni milanista negli ultimi anni non vorrebbe mai vivere, e cioè quello del derby. Inter Milan, formazione di Fonseca sicuramente particolare e fantasiosa. Ci arriviamo in una situazione brutta, sia di classifica che per quello che abbiamo visto con Liverpool. Non possiamo che sperare nel miracolo. Questo miracolo arriverà. Una formazione sicuramente particolare, quella di Fonseca, che schiera Abraham e Morata insieme in un 4-4-2 che non si era mai visto finora. Io non sono mai d'accordo con lo sperimentare in una partita come quella che è il derby. Ma ragazzi, speriamo abbia ragione lui. È iniziata. Vi prego ragazzi, vi prego, per una volta smentitemi, per una volta smentite il mio pessimismo, vi prego. Ma è Reinders! Reinders! Merda! Bello giocato di Reinders, poi il tiro credo di Morata. Sì, è arrivato Morata, Sommer la parata con un brivido, male, la palla gli si è alzata, per un attimo ho pensato gli cadesse alle spalle, invece va sulla parte superiore della rete, ma devo dire che in questi primi 5 minuti il Milan è partito con l'atteggiamento giusto, su 5 minuti, però siamo partiti, vedo l'Inter un po' in difficoltà dietro, se posso dirlo, e c'è qualcosa, e magari sto cambio di modulo, ma presto per dirlo, è anche possibile che magari l'Inter non si aspettasse questo tipo di modulo da parte del Milan, quindi stanno ancora trovando le giuste contromisure, vediamo quanto ci metteranno a trovare. Oh, bella giocata di Abraham, vai Pulisic, 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 li prova a saltare tutti, la prende Sommer, Pulisic ha provato a saltarli tutti alla difesa dell'Inter schierata, però dai, intraprendenti. C'è Morata che si abbassa tantissimo e per ora sta dando fastidio comunque all'Inter. Questo Morata che viene a cucire il gioco molto, molto dietro come se fosse un trequartista. Oh, bravo Pulisic! Ancora Pulisic! Pulisic! 1-0! Dai allora, l'avevo detto che eravamo partiti bene. Per una volta non partiamo in un derby con le mutande bagnate. Per una volta. E adesso vediamo di non fare come con Liverpool. Dai! Pulisic era il più carico in questo inizio di partita, era già un paio di volte che provava a saltare tutti e stavolta lo ha fatto, grande azione personale di Pulisic e chiude con una puntata che batte Sommer. Calma, calma, calma. Che bravo Pulisic, che bravo Pulisic, che bravo. La rete buona, la rete confermata, sì c'era un dubbio sul primo controllo di Pulisic. E invece la rete buona, dai ragazzi, calma. Ancora è prestissimo, 11° minuto, quindi, però l'avevo detto, avevo visto l'Inter secondo me un po' in difficoltà perché non si aspettava questo abito tattico da parte del Milan. Ora così, avanti così. Pulisic è scatenato veramente. Oh, 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 si accende subito una rissa, oh. Subito al 13° minuto, ma che è, calma. Il giocatore dell'Inter ha spintonato Pulisic e da lì si è accesa una mini rissa. Calma, è appena iniziata la partita, su, calma, calma. Che brivido, prima offensiva dell'Inter al 15° Di Marco per credo Dumfries che ha fatto la sponda di testa e Lautaro per un attimo l'ha girato, l'ha vista dentro, per fortuna gli è uscita alta. Per fortuna Lautaro in questo momento diciamo che non è proprio nella sua, nel suo miglior momento, visto che non segna da un po'. Ehi, giallo, questo è giallo per Mkhitaryan, che ferma Teo. Bene, 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 siamo ripartiti bene. Per ora stiamo tenendo bene in difesa. Avanti così, eh. Ho rivisto adesso il tocco di Pulisic in occasione del gol. Effettivamente era spalla. Da questa angolazione si vedeva che era spalla. Meno male. Già dei precedenti Pulisic l'anno scorso col Gemma. Aveva usato più il braccio che la spalla. Stavolta mi sembra spalla netta per cui. Se c'è uno che ancora non è entrato per niente in partita è Leao, che ha toccato pochissimi palloni. Però insomma adesso se rimaniamo in vantaggio forse l'Inter concederà qualche spazio in più e quindi la sua velocità potrebbe anche esserci utile. Occhio a Lautaro!
Di Marco, eccolo lì. Non possiamo che sperare nel miracolo. Questo miracolo arriverà. È un peccato perché finora avevamo imbrigliato molto bene l'Inter, ma forse la seconda o terza volta in cui riescono ad arrivare pericolosamente in area ci hanno purgato subito. E qui Di Marco secondo me è stato lasciato troppo solo da Emerson Royal. Poi è andata di prima Lautaro che ha fatto una bella giocata e nonostante avesse due uomini addosso è riuscito a servire Di Marco che poi ha avuto tutto il tempo per battere Maignan purtroppo. Peccato, peccato perché devo dire che questa mezz'ora il Milan l'aveva interpretata bene secondo me. E adesso l'Inter avrà ovviamente la spinta dello stadio e la spinta morale del gol. Che devo dire, mentre con Liverpool quando è arrivato il gol del pareggio, cioè il gol era nell'aria e da lì in poi ha dominato, stavolta francamente secondo me non ce lo meritavamo. Ora l'Inter sembra stia prendendo fiducia come era prevedibile. Dobbiamo tornare a giocare, come abbiamo fatto nella parte iniziale di partita. Non esagerare. Che Fofana deve esagerare, tutti li voleva saltare, manco ci avessi la qualità di Pulisic. Angolo. Qua il problema è Fofana che ha voluto saltarli tutti, ecco, poi si piglia anche il giallo, perché dopo aver provato a saltarli tutti per recuperare ha fatto un fallo e si è preso il giallo. Perché Fofana ti prende licenze di cose che non sono le tue? Maignan, che parata! Che parata Maignan, l'avevo vista in porta. Sulla sponda di Lautaro, Thuram ha fatto partire un tiro da una posizione defilata, da girato, riuscito a mettere nell'angolino. Grande parata di Maignan, meno male, meno male. Però occhio, perché ora angolo l'Inter sta iniziando ad avere le sue occasioni adesso. Ancora Thuram di testa fuori. Bisogna far finire questo primo tempo, mi sa che adesso l'Inter è salita di pressione. Fine primo tempo. Un primo tempo che secondo me il Milan ha interpretato nella maniera giusta. È passato in vantaggio con merito. Poi l'Inter, da quando l'ha pareggiata, ha preso un po' di più il comando delle operazioni. Ha avuto anche le sue occasioni per fare il 2-1. Però sicuramente un derby meno sbilanciato degli ultimi che abbiamo visto. Quindi sono curioso, sinceramente curioso di vedere il secondo tempo. Comincia ora il secondo tempo. Degli ultimi derby spesso arrivavi al secondo tempo che eri già rassegnato per quello che stava succedendo. Questa volta sono curioso di vedere come andrà a finire. Speriamo bene, sarà comunque molto dura. Leao! Non ci credo! Cosa ha parato Sommer? Leao di testa. Un gol di Leao di testa sarebbe stato clamoroso, non ci credo. Ma pazzesco. Emerson Royal stavolta è riuscito in una cosa incredibile. Sull'assist profondo di Pulisic ha fatto un cross in scivolata perfetto per Leao, che incorna anche bene di testa. Leggermente angolato, l'avesse angolato un filino di più. Invece Sommer in tuffo riesce a salvarla. Peccato, siamo partiti subito bene. Sarebbe stato veramente, veramente importante iniziare il secondo tempo con un gol. Leao finora non si era visto, ma secondo me ha fatto il suo, considerando che di testa non è certo la sua specialità. Se l'angolava un pelino di più, questa è la gol. Oh, occhio Sommer, errore! Errore nel controllo di Sommer. Abraham gli aveva praticamente rubato il pallone. Poi è andato giù, ma non so chi ha toccato prima il pallone, vediamo. No, l'ha toccato prima Sommer. Per un attimo ho sperato che magari Ebram avesse anticipato il portiere dell'Inter, invece è arrivato Sommer prima sul pallone. Però, attenzione, errore di Sommer in controllo. Ci è mancato poco. Sicuramente Ebram molto bene in questa partita finora, nel senso che veramente si butta su ogni pallone. Qua la sua generosità stava per fruttarci un gol. Bravo Theo, che finora devo dire sta tenendo molto bene su Dumfries. Sappiamo che Theo spesso nei derby dà il peggio di se stesso. Finora, 51esimo minuto, Theo ha tenuto molto bene su Dumfries.
Ai. Bravo Gabbia. Qui l'azione dell'Inter è stata bella. La palla di Çalhanoğlu per Di Marco, che sembrava poter fare la doppietta. Gabbia ci ha messo il piede alla fine. Bravo Gabbia, che sarà pericolosissima. Ma è Leao che finalmente si può accendere. Leao. La da Reinders. Sommer. Finalmente Leao si è acceso. Scusate, un attimo ancora emozionato, perché per un attimo il tiro di Reinders un po' masticato l'avevo visto in porta. Sommer ci è arrivato per un pelo. Ah, perché è stato deviato il tiro di Reinders. Ecco perché Sommer ci è arrivato così in ritardo. Calcio di rigore per il Milan. Non ci credo. Dicono di no quelli dell'Inter. Ora rivediamo. Ah, se non c'è, viene tolto dal VAR, quindi. No. No. No, non c'è rigore. Non c'è mai rigore. Lautaro la prende con la spalla qua. Peccato, infatti quando ho visto tutti i giocatori dell'Inter dire no, li ho visti molto convinti e purtroppo quando sono così convinti, in genere quando c'è il tocco di mano vedi qualcuno che fa quella faccia per dire mannaggia, invece non erano tutti convinti, infatti subito tolto dal VAR giustamente. Per un attimo ci ho sperato. Occhio! Lautaro in girata all'improvviso. Para Maignan, per fortuna la girata è uscita abbastanza centrale. Ma qui dal nulla Lautaro, mamma mia. Prima palla gol anche per l'Inter in questo secondo tempo. No! Bravo Gabbia! Ancora una volta grande intervento di Gabbia, ora contropiede! Ebram! La da Leao! Leao Sommer! No, cazzo, no! Ci siamo giocati un contropiede in superiorità numerica, no! Non ci credo, dalla palla recuperata da Gabbia ci siamo trovati praticamente in 3 contro 2. Ma Leao infatti qua la poteva dare a Pulisic. Ma c'era Pulisic da solo, ma porco. Avevano gestito bene il contropiede con Ebram, poi Leao doveva servire Pulisic. O se no devi fare gol però. Guarda la palla, Ebram! Non ci credo, un'altra palla gol dilapidata, no! La palla era stata visionaria di Reinders. L'inserimento bellissimo di Ebram, che tira fuori di pochi centimetri. Incredibile. E in sto secondo tempo ne abbiamo avute tante di palle gol, tante. Pazzesco. Meriteremo veramente di vincerlo sto derby. Vai Okafor! Oh, si è mangiato il tiro Okafor dal dischetto del rigore. Giallo per Di Marco, punizione da posizione interessante per il Milan, 88esimo. Dai ragazzi, dai che vedo il Milan meglio. In questo secondo tempo ho visto molto meglio il Milan e stiamo chiudendo bene. La batte Reinders, bene! Chi è stato? Matteo Gabbia, il bomber! Matteo Gabbia! Porco Giuda, mi cade il cellulare! Calma, non è finita, calma. Che palla Reinders che ha messo per Gabbia. Mamma mia Gabbia, il goleador del Milan, da quando è ritornato al Milan, Gabbia non fa che segnare. Che bravo Gabbia che si inserisce da dietro e alle spalle di Frattesi la mette perfetta nell'angolino. Novantesimo, hanno inquadrato una tifosa dell'Inter che piange, vuol dire
noi abbiamo è 2 anni che piangiamo, chissà se per una volta possiamo non piangere alla fine di un derby, chissà, una, perché devo dire la verità, ce lo meriteremmo questo derby, per come abbiamo giocato tutta la partita, soprattutto la parte iniziale del primo tempo e il secondo tempo, ce lo meriteremmo questo derby, però non conta meritarselo, bisogna portarselo a casa, e non è finita, 6 minuti di recupero, quindi è lunga. Ebram infogliato in panchina. Ebram veramente infogliato. Mi è piaciuto molto Ebram. Sporca lì il cross. No, non farlo crossare pulito. Urca Darmian ha colpito da solo in area. Se lo son persi. Meno male che ha sbagliato completamente lo stacco. Quanto manca Gabbia? Manca ancora 1 minuto e mezzo. Tocca tenere. Manca ancora 1 minuto e mezzo. Vai contropiede, 2 contro 1, Chukwueze, serve Okafor, ma come hai fatto a sbagliare Okafor, tutto solo, come hai fatto a sbagliare Okafor, Dio santo, ma è finita, non ci sono altre occasioni, già ero lì a dire, adesso ultima occasione dell'Inter, ci purgano per st'errore di Okafor, e invece no, abbiamo vinto un derby. Abbiamo vinto un derby, dopo 6 derby persi di fila, dopo che abbiamo pianto per 2 anni di fila, abbiamo vinto un derby. Ci voleva Fonseca per vincere un derby, io non ho parole. Abbiamo vinto un derby.